Ma il Comune di Arezzo ha già preso una delibera il 21 luglio dello scorso anno, non una delibera, un atto di indirizzo votato all'unanimità sulla base di una richiesta di iniziativa popolare circa l'impegno di sindaco e giunta a costituirsi parte civile nei confronti dei dirigenti, dei funzionari di Banca Etruria che avevano contribuito a tutta una serie di reati, tra cui appunto la bancarotta e altri reati nel caso in cui si fosse arrivati a un rinvio a giudizio. Abbiamo tempo fino alla prima udienza del procedimento penale per costituirci parte civile, cosa che faremo ovviamente e non soltanto, devo dire, per ottemperare a un preciso disposto del Consiglio Comunale, ma per convinzione. Io ne ho parlato con la Giunta. E il danno che la città ha subito per il crack di Banca Etruria è un danno elevato, elevatissimo. Siamo rimasti sulla gogna mediatica per più di un anno e mezzo. Questa città ha avuto un trattamento che non si merita e purtroppo questo è figlio di una situazione che evidentemente la magistratura deve valutare. Bene, in questo procedimento penale noi ci inseriremo come parte civile comunale.